Vediamo il teorema delle forze vive in coordinate lagrangiane. Anche questa è una proprietà del formalismo lagrangiano che può essere utile. Allora, noi sappiamo che se i vincoli sono fissi, allora la T è uguale a T2, cioè si riduce a essere una forma quadratica definita positiva nelle Q punto. Allora, per il teorema di Eulero, abbiamo che 2T2 è uguale a somme H dT2 su dQ punto H, Q punto H. Questo per il teorema di Eulero. Allora, se io prendo questa espressione e la derivo, derivando rispetto al tempo, cosa c'ho? C'ho che 2 derivata, posso scrivere direttamente derivata di t rispetto al tempo, perché t uguale a t2, 2 derivata di t rispetto al tempo è uguale a somme h derivata rispetto al tempo di dt su dq punto h, questo è un prodotto, q punto h, più somme h dt su dq punto h, q due punti h. Allora, d'altra parte, noi sappiamo che t è funzione di qh e di q punto h, i vincoli sono fissi, quindi il tempo non c'è. Per cui, quando si va a fare la derivata di t rispetto al tempo, questo è uguale a somme h dt su dqh per q punto h più somme h derivata di t rispetto a q punto h q due punti h. Allora, lo so, questi sono un po' di lacchezzi, come si dice, un magheggio, insomma. Prendendo queste due espressioni e sottraendole, cosa abbiamo? Che 2 derivata di t rispetto a t meno derivata di t, allora sottraendo membro a membro, allora abbiamo questo meno questo è dt su dt, qui sta per comparire il teorema delle forze vive, allora è uguale a somme h derivata rispetto al tempo di dt su dq punto h, q punto h, più somme h dt su dq punto h, q due punti h, meno somme h dt su dqh, q punto h, meno somme h dt su dq punto h, q due punti h. Allora, questo e questo vanno via. Allora, questo faccio. E qui cosa viene? Viene che questo è uguale a somme h dt derivata rispetto al tempo di dt su dq punto h, q punto h, meno somme h dt su dqh, q punto h. Allora, sono tutte somme rispetto a h, per cui si può mettere una somma sola. Una somma sola, quindi viene somme h, c'è anche il q punto, allora mettiamo q punto in evidenza, quindi viene derivata rispetto al tempo di dt su dq punto h meno derivata di t rispetto a qh. Ma guarda, e questo lì è, questo è q grande h, la componente lagrangiana, la forza. Quindi abbiamo che questo è uguale a somme h q grande h
Q.H. E questo cos'è? Il teorema delle forze vive per in coordinate lagrangiane, cioè la variazione di energia cinetica è uguale al, tra virgolette, lavoro delle forze, perché questo sarebbe la componente lagrangiana della forza per la velocità. Quindi diciamo uguale alla potenza delle forze, scusate, non lavoro, il lavoro sarebbe uguale alla potenza delle forze. Vediamo una proprietà importante del sistema dell'equazione di Lagrange di seconda specie, che è la normalità. Cosa vuol dire normalità? Allora, la scrivo qui. Normalità vuol dire che si possono scrivere queste equazioni mettendo a primo membro la derivata di ordine più alto uguale a altre cose che sono di ordine inferiore. Per esempio, se voi avete questa equazione qui, la scrivo come si scrivono in analisi, cioè nel senso che la variabile x e la funzione incognita è la y. In meccanica normalmente la variabile è t e poi l'incognita può essere x di t, q in questo caso q, qh di t, eccetera. Allora, questa qui, questa è l'equazione del moto armonico, se la vedete così, o comunque un'equazione del secondo ordine, la potete scrivere così e come vedete potete isolare tranquillamente la derivata di ordine più alto uguale a qualcosa e di qua c'è la funzione, per esempio. Potevo prendere un'equazione più lunga, ma insomma, dove c'erano anche termini del primo ordine. Comunque si può mettere in questo modo. Se voi prendete però questa equazione B, questa in forma normale, prima di tutto non è scritta in forma normale, poi per metterla in forma normale bisogna portare la x di qua, intanto controllare che la, siccome è y, bisogna fare, no? Y prima al quadrato uguale meno x. Allora, intanto controllare che la variabile sia definita in modo che questo termine sia maggiore o uguale di 0. Poi bisogna estrarre la radice quadrata, quindi abbiamo più o meno, quindi dobbiamo decidere se più o meno, quindi non è in forma normale, o comunque per scriverla in forma normale ci sono delle difficoltà. Infatti avete fatto nel capitolo di equazioni differenziali come si integrano alcuni tipi di equazioni in forma non normale. Ma questo lasciamo stare. Vediamo però che le equazioni della grande seconda specie si possono scrivere in forma normale, cioè scrivere derivata più alta uguale a qualcosa che dipende dalle funzioni che nel nostro caso sono le Q, le Q punto ed eventualmente il tempo. Allora, per fare questo lo facciamo direttamente. Allora, facciamo la derivata rispetto a Q punto H di T. Noi abbiamo visto che T si può scrivere nella forma di tre pezzi. Q punto H. T0 più T1 più T2. Allora, quindi questo sarà uguale a derivata rispetto a Q punto H di T0, derivata parziale, più derivata parziale di T1 rispetto a Q punto H, più derivata parziale di T2 rispetto a Q punto H. Allora, T0 non contiene le Q punto, per cui questa derivata qui non c'è. T1 contiene le Q punto, se vi ricordate era somme di H... Q punto H, dove di H era definito in un certo modo facendo il prodotto scalare di dp su dq e dp su dt, ma insomma dp, i vari punti. Questa invece era una forma quadratica definita, cioè 2t2 era scritta così: ahk q punto h q punto k. E sarà dimostrato che questa è una forma quadratica definita positiva nelle Q punto, omogenea. Allora, se si fa la derivata rispetto a Q punto H, considerando che qui sono tutti quadrati e doppi prodotti, perché questo viene dal fare un quadrato, compaiono qua tutti e due, vanno via i due, e qui rimane somme K a HK, Q punto K, questo rimane.
qui abbiamo che la derivata è, dobbiamo fare derivata rispetto al tempo di bh più somme k a hk q punto k. Allora, questo lo portiamo di qua. Allora, qui abbiamo qh più dt su d su dqh. Allora, qh sono le componenti delle forze, le componenti lagrangiane delle forze. Ora, una forza può dipendere dal tempo, dalla posizione, eventualmente dalla velocità. Quindi pensate, per esempio, alle forze di resistenza del mezzo. Al limite, proprio al limite, non proprio linearmente alla velocità, anche alla velocità al quadrato, se è forza di resistenza idraulica. Quindi al limite ci potranno essere Q punto H al quadrato, però Q due punti no, di certo. E lo stesso qui, perché l'energia cinetica è una forma quadratica definita positiva nel Q punto, quindi ci saranno al Q punto al massimo Q punto al quadrato, questo si deriva rispetto a QH, quindi sarà quello che sarà la derivata, ma qui al massimo ci sono Q punto al quadrato. Quindi tutto questo secondo membro non dipende da Q due punti H. Facciamo la derivata, qui viene B punto H più somme H, questa è la derivata di un prodotto, A punto HK, Q punto K, più somme AHK, Q due punti H, K. Oh, ecco, finalmente i due punti. Allora, QH più DT su DQH. Allora, a questo punto possiamo riscrivere l'equazione in questo modo. Possiamo isolare in qualche modo la derivata più alta, di ordine più alto, perché è questo il termine, le derivate di ordine più alto, perché qui dentro c'è Q punto K, qui dentro al limite ci possono essere le coordinate, ci sarà qualche Q punto, al limite facendo il prodotto verrà un Q punto al quadrato, ma Q due punti non ce n'è, e nemmeno qui. Quindi abbiamo che il sistema delle equazioni di Lagrange si può scrivere in questo modo. Questo, naturalmente, H va da una L, è un sistema. Questa parte che sta a secondo membro dipende da QH, Q punto H, eventualmente il tempo. Le derivate seconde sono qui. Quindi praticamente possiamo dire che, vedendo in globale il sistema, questo è come se fosse una matrice A applicata al vettore Q due punti uguale a una certa, a un certo vettore. Allora, domanda, si può ricavare il vettore Q due punti, cioè tutte le derivate seconde Q uno punto, qualcosa Q due punti uguale a qualcosa Q due punti da questa relazione? Risposta sì. Perché? Perché sì, perché il determinante di A è diverso da zero, in quanto il determinante di A è uguale al determinante della A, è la matrice che ha per elementi AHK, e abbiamo ampiamente disquisito sul fatto che è diverso da 0. Allora, se il determinante di A è diverso da 0, esiste alla meno 1, e quindi si può scrivere che il vettore Q due punti, cioè derivata seconda di Q, è a meno 1 applicato a questa cosa. Quindi in un colpo solo abbiamo dimostrato che abbiamo toccato con mano effettivamente il sistema delle equazioni di Lagrange di seconda specie è sono un sistema del secondo ordine, di equazioni differenziali del secondo ordine, e poi che si può scrivere in forma normale. Si può scrivere in forma normale, da qui a risolvere un altro discorso, però lo si può fare.